And of course, no two generations, they work similarly or in the same way. They are very, very different. But still, there is a consistency, and then there is a respect. So as Giovanni was talking about Amaldi, I'm certain that Amaldi's generation and your generation was very different. But still, there is a certain respect. The same way happens between us, that his generation is very different than mine, and still that there is a respect and consistency that goes on. Okay. Thank you. Thank you, Shubhashu. So today we will discuss about this piece of science, but from a point of view, I should speak in Italian. Discuteremo di questo pezzo di scienza, diciamo, non sta bene pezzo di scienza in italiano, vabbè. Però da un punto di vista un po' inusuale per noi, cioè noi siamo abituati magari a parlare con l'idea di trasferire concetti scientifici o quantomeno un'approssimazione di concetto scientifico al pubblico, no? Questo è lo standard della divulgazione, almeno quello che più normalmente si trova. Ecco, oggi abbiamo cercato di costruire un evento per offrire un punto di vista diverso, il punto di vista del lavoratore, il punto di vista della persona che deve affrontare queste tematiche di ricerca. Quindi dovremo per forza parlare di esprimere qualcosa sulle tematiche di ricerca, ma metteremo più che altro il punto di vista del modo in cui noi affrontiamo il lavoro che facciamo, di quanto questo lavoro è difficile, ma anche di quanto soddisfazione questo lavoro può dare, ma soprattutto di quanti problemi ti crea. Ecco, che è quello, quelli ce ne sono tanti. Allora, per essere liberi, diciamo così, di poter fare questo discorso, per favore leggete l'ultima riga, quella è importante. Quello che presentiamo come fatto è un fatto e va bene. Un'approssimazione, purtroppo, perché non c'è tempo. I punti di vista sono veramente personali, quindi io non sto parlando a nome della collaborazione Virgo, di cui mi onoro di far parte, e Shubhanshu non sta parlando a nome della collaborazione Largo, né stiamo parlando a nome delle funding agencies che così generosamente ci permettono di continuare a lavorare. Ecco. Quindi sono proprio degli spunti. Ecco, difatti, l'obiettivo dell'incontro, secondo noi, è più che altro quello di cercare di darvi delle chiavi di interpretazione, delle chiavi di lettura. Su cosa? Su un processo complicato come quello di una scienza nuova che cerca di mettersi in marcia, diciamo, in costruzione. Non c'era prima. Allora sì, non si può non partire da un'idea del lato scientifico. Oggi avremo il tempo solo per darvi un minimo di gusto, ma proprio una cosa molto superficiale, che assolutamente non è adeguata a capire, diciamo, veramente l'importanza dei singoli risultati. Però, insomma, bisogna per forza partire da quello, perché il nostro agire non può prescindere da questo. Ma l'accento, appunto, cercheremo di metterlo sulla modalità di lavoro che ha reso possibili questo tipo di scoperte, questi avanzamenti, e il fatto che l'evoluzione rapida di questa nuova disciplina stia in realtà rivoluzionando tutto quello di cui ero certo, diciamo. E quindi anche il modo in cui organizzate il lavoro è completamente diverso oggi rispetto a 2 anni fa. In particolare faremo qualche commento su quello che viene chiamato l'open science, cioè insomma la scienza aperta, ecco, e cercheremo anche di raccogliere delle vostre reazioni possibilmente su questo. Allora, ovvio, un gusto di cosa stiamo facendo, ma perché stiamo facendo queste cose? Beh, insomma, manco sappiamo di cosa è fatto l'universo, scusate tanto, insomma, di cosa stiamo parlando. Allora, l'universo ha una composizione che prevede la nostra capacità di capire circa il 5% della sua componente. Cosa è questo 5%? Sono gli atomi, sono le particelle elementari che possiamo vedere direttamente, sono i fotoni, la luce. Ecco, questa è la parte di universo che comprendiamo. Poi vi sono 2 buchi di comprensione, quasi un terzo di materia oscura e quasi 2/3 di energia oscura. Questi sono oggetti di cui siamo sicuri dell'esistenza, perché da quel 5% che guardiamo ci fa la spia, diciamo così, rispetto alla presenza di materia oscura. Cos'è la materia oscura? Un qualcosa che è sorgente di campo gravitazionale, ma non abbiamo la più pallida idea di che composizione abbia, e sicuramente non fa parte, non è compatibile con gli atomi e con tutte le particelle che conosciamo. Che cos'è l'energia oscura? Beh, adesso questa è una domanda troppo difficile. Potrebbe essere... Allora, se la fai un teorico è facilissima, ti dice, è quel parametro lì. Cioè, va bene. La materia oscura, l'energia oscura la posso rappresentare con un bel parametro in un'equazione. Però
Ma di cosa è fatto questo parametro? Beh, potrebbe essere fatto delle semplici proprietà del vuoto. Potrebbe, veramente, lì stiamo brancolando, insomma, non è che ne sappiamo tanto. Sappiamo che deve esserci perché è quel pezzo che spiega l'espansione accelerata dell'universo. E l'espansione accelerata dell'universo è effettivamente un risultato molto recente. È stato dato il premio Nobel nel 2011 per la scoperta dell'espansione accelerata dell'universo. Si pensava che grazie alla gravità l'universo in espansione stesse rallentando la sua espansione sotto l'azione dell'interazione gravitazionale. No, siamo in una fase in cui, nonostante la forza di gravità cerchi di tenere assieme le masse del nostro universo, quello che prende sopravvento è questa energia oscura, scusate, naturalmente ho sbagliato perché è più pulsante, è questa energia oscura qua, che è come se soffiasse della struttura dello spazio e del tempo per farli diventare più grandi e far allontanare le cose. Insomma, è un bel mistero, diciamo così. Quindi, perché uno si occupa di fisica dell'universo? Beh, ce n'è da vendere, diciamo così, no? Allora, la cosa che si può abbattere, diciamo così, è che le onde gravitazionali sono un argomento particolarmente interessante, perché nella Genesi, diciamo, noi abbiamo chiaramente la descrizione della creazione della luce. Ecco, la luce è radiazione elettromagnetica, lo saprete, diciamo così, è sicuramente una cosa molto nota. I nostri occhi sono sensibili alla luce, per quello che nella Genesi c'è un particolare capitolo riferito alla luce, no? E ha attratto tutte le ricerche dei fisici per secoli, adesso i telefonini funzionano con onde elettromagnetiche, eccetera, eccetera, le comunicazioni, quindi insomma si fa di tutto e di più. Ecco, però una cosa che, diciamo così, nella Genesi non trovate, perché l'umanità non ha un organo di senso per essere sensibile a questi effetti, sono le onde gravitazionali. È una fluttuazione, è un tipo di onda che ha una origine completamente diversa rispetto alle onde elettromagnetiche e che porta, come vedremo, informazioni completamente diverse. Quindi è un meraviglioso messaggero di quello che è la struttura del cosmo che adesso finalmente riusciamo a misurare. Allora, lasciatemi tornare un attimo indietro. Allora, praticamente, voi sapete che dobbiamo moltissimo a quella figura di Albert Einstein, ma l'idea di base che può spiegare un po' come è partita la gravitazione moderna è chiaramente la sua formulazione del principio di equivalenza. Qui non trovate una formulazione del libro di testo, ma abbiamo voluto essere i meno gergali possibili. Qui diciamo che la gravità è veramente strana, perché è quell'interazione che può sparire. Nel senso che se io scelgo quello che noi fisici chiamiamo un sistema di riferimento, ma quello che voi chiamereste un punto di vista, se io scelgo un punto di vista, beh, quel punto di vista è in grado di farmi sparire la gravità, se lo scelgo opportunamente. Per cui voi avete le immagini degli astronauti sulla Space Station che sono lì, flottanti, come se non ci fosse la gravità. Come no, se c'è la gravità? Cioè, stanno orbitando intorno alla Terra, c'è cioè, come la gravità? Ma il loro punto di vista sta cancellando localmente, completamente, la gravità. E per la fisica questa è un'eccezione. Le altre forze della fisica valgono lì come valgono qui. Ecco. Lì invece abbiamo cancellato la gravità, cadendo nel campo gravitazionale, con una caduta che noi chiamiamo libera, diciamo così, cancelliamo la gravità. Allora, da questo c'è stato uno sviluppo chiaramente di un'estrema profondità matematica e fisica, diciamo, questa è una banalizzazione questa slide, però alla fine arriviamo alla formulazione di relatività generale da parte di Einstein, che è avvenuto in due tappe, diciamo così, nel 1915-1916, quindi proprio un secolo prima della nostra scoperta, diciamo così. E il messaggio che si deve far passare a tutti è che, figlioli, lo spazio e il tempo non sono assoluti. Sono qualcosa di dinamico, qualcosa di vagamente elastico. E quindi l'equazione che descrive più o meno quello che succede è che la struttura dello spazio e del tempo si può deformare con una sollecitazione che è proprio creata da quelle cose che generano il campo gravitazionale. Ecco, quindi l'essenza della gravitazione è simile a un'equazione di elasticità: da una sollecitazione si deforma l'elastico. Però c'è una differenza fondamentale, numero uno, è che non funziona solamente in questo verso, cioè una massa non riesce semplicemente a deformare lo spazio-tempo, ma c'è anche lo spazio-tempo che ha una componente equivalente di energia che a sua volta deforma lo spazio-tempo stesso. Allora, questo tipo di equazione
non si scrive in modo così semplice, diciamo così, si scrive in modo più complicato, ed è altamente non lineare, e studiare questa è stato un pane per i teorici del secolo, dei cent'anni che hanno preceduto il nostro successo. La seconda cosa da tenere presente è che però Newton non era poi così sbagliato, Galileo non era poi così sbagliato, perché nonostante sia dinamico, cioè sia deformabile, lo spazio e il tempo non sono rigidi, però sono estremamente rigidi. Non esiste nessun tipo di materiale che abbia una rigidità comparabile. Quindi questi effetti strani di deformabilità dello spazio e del tempo, la curvatura dello spazio, il rallentamento degli orologi, eccetera, sono effetti che sono piccoli in linea di principio, non sono nella nostra percezione di tutti i giorni, è per quello che ci abbiamo messo tanto ad arrivarci alla teoria moderna della gravitazione. Cioè. Ecco. Quindi, deformazione del tempo cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se io mi sto ascoltando un bel disco, una trasmissione radiotelevisiva che mi fa vedere un concerto di Riccardo Muti e io sono, diciamo così, lontano da un corpo che genera un forte campo gravitazionale, e Riccardo Muti è vicino a me, io lo sentirò col ritmo naturale, diciamo così, no? Come se fossi nella stessa stanza del concerto. Se invece no, mando Riccardo Muti vicino al corpo che crea il grosso campo gravitazionale, quello che succede è che il ritmo di quel fenomeno, come di qualunque fenomeno in fisica, rallenta. E quindi da un andante diventa un adagio, e naturalmente la tonalità, quindi il cromatismo, diciamo così, della musica, scende, cioè abbassiamo tutte le frequenze. Ecco. E quindi gli orologi vicino a grandi masse sono sicuramente rallentati nello stesso modo, qualunque sia il fenomeno che genera questo ticchettio, rispetto agli orologi che stanno lontani dalle sorgenti di campo gravitazionale. L'altra cosa da tenere a mente è che la gravità non influenza solo il tempo, ma influenza anche proprio la geometria, la struttura dello spazio. Allora, se noi lanciamo un raggio di luce fra A e B, diciamo così, distante dalla sorgente di campo gravitazionale, noi possiamo praticamente approssimare che la traiettoria sarà rettilinea, diciamo così, il raggio di luce andrà dritto e io otterrò una certa misura di distanza da A e B che verrà presa dal tempo di percorrenza della luce una volta che lascia A per raggiungere B. Ecco. Se io faccio la stessa cosa vicino al sorgente di campo, quello che succede è che questo tempo di percorrenza della luce deve aumentare. Quindi il percorso più corto fra due punti, cioè quello che può percorrere un raggio di luce in pratica, che noi in gergo chiamiamo la traiettoria di caduta libera, diciamo così, questo fotone, si allunga in presenza di un campo gravitazionale. Quindi vuol dire che il campo gravitazionale della sorgente di campo ha curvato lo spazio, perché curva le traiettorie, le curva in modo così universale che non è più una proprietà del singolo fotone o del singolo oggetto che lancio da A a B, ma è così generale che è una proprietà dello spazio in cui queste cose si muovono. Questa è la rivoluzione di Einstein, diciamo così. Allora, quindi diciamo che lo spazio è curvato dalla gravità. Allora, voi vedete questa bellissima artist view di sfondo con questa rete verde che dovrebbe darvi un'idea intuitiva del fatto che lo spazio non è piano, ma è deformato dalla presenza di questi oggetti. Ora, questa è un'approssimazione molto grossolana. Dovete pensare che questa è una visualizzazione di quello che capita in una fetta piana, in una sezione, che usa la terza dimensione, quella che, da cui si vede il buco, in modo fasullo, diciamo così. Quindi quello che succede in un certo senso, chiaramente le equazioni sono complicate, però quello che succede in un certo senso è di dirti che quando c'è una sorgente di campo gravitazionale, lo spazio che sta intorno a questa sorgente di campo gravitazionale trova il modo di impacchettarsi più densamente rispetto allo spazio che sta fuori, con regole molto, molto definite, insomma, molto complicate. Quindi tu non è che hai una formazione di dimensioni in più, no, è semplicemente che vicino al Sole lo spazio è più impacchettato, più denso, insomma, in qualche modo. È una visione molto approssimativa, però insomma, Shubhashu, correggimi se sto dicendo troppe cose. Alla fine, parlare di gravità o parlare della natura e dello spazio e del tempo è la stessa cosa. Questo è il succo della teoria della relatività generale. E come vedete qui Einstein è molto più vecchio. Ci ha messo un sacco per cercare di capire. E dobbiamo essere sinceri, ha fatto delle predizioni, la sua teoria ha fatto delle predizioni che lui stesso ha disconosciuto.
mentre era in vita. Quindi lui ha buttato il sasso, ma poi si è spaventato, cioè ha detto no, non può essere. Questo viola tutte le mie intuizioni. No? E quindi ha rinnegato, per esempio non ha mai sposato l'esistenza dei buchi neri, che oggi sono le cose che misuriamo, diciamo così. Però la sua teoria ne prevede l'esistenza. Ma lui rinnegava questa conseguenza, questa estrema conseguenza della sua teoria. Ecco, e lì abbiamo riportato un po' di date, quindi a partire dal fatto che le equazioni di campo Einstein le scrive nel 1916, e quindi subito la gente si rende conto che se c'è un campo gravitazionale abbastanza forte neanche la luce può sfuggire, perché se la luce ha una velocità finita vuol dire che non ha un'energia infinita per poter sfuggire da un'attrazione. Se l'attrazione è abbastanza forte, la luce rimane intrappolata. Quindi abbiamo un buco nero, cioè nel gergo moderno qualcosa da cui non viene fuori informazione per noi in prima approssimazione, perché poi i ricercatori successivi hanno dimostrato che questo non è vero, ma insomma in prima approssimazione. E avete tutta un'evoluzione. Alla fine il termine buco nero di così tanto successo viene coniato solamente negli anni 60. Ed è solamente dagli anni 70 in poi che i teorici cercano di fare dei conti pratici. Cosa fanno due buchi neri? Questo innamoramento dei buchi neri, cosa fa questa danza? Ma come funziona questa danza? Ci hanno messo 50 anni per arrivare a quel punto, dopo il primo lancio del sasso, diciamo così, dell'idea di Einstein. Quindi attenzione, creatività, gran cosa, il percorso della scienza non è fatto solo di creatività, è fatto di un sacco di lavoro. Ecco, creativo, ma di enorme quantità, ecco. E il creatore iniziale non ci credeva, per cui è morto senza in realtà aver ovviamente mai visto un buco nero, perché in certo senso abbiamo visti prima noi, però, quindi poveretto, era troppo. Però insomma neanche gli sfiorava l'idea che esistesse veramente quell'oggetto, ecco. Era contrario. Ecco, in realtà l'evidenza, prima che noi riuscissimo a misurare direttamente l'esistenza di questa danza mortale, diciamo così, di una fusione di due buchi neri, l'esistenza di buchi neri era già abbastanza comunemente accettata nella comunità astronomica, però era un'evidenza indiretta, cioè si vedeva, per esempio, al centro della nostra galassia, qui c'è un ingrandimento in raggi X, questo è un infrarosso di raggi X, ingrandendo questa zona, si vedevano stelle che facevano, questi sono gli anni che scorrono, stelle che facevano orbita intorno a questa cosa qua, che è un punto in cui non c'è nessuna luce, e che invece è il centro di attrazione di tutte quelle stelle. Il buco nero supermassivo al centro della nostra galassia, che diamine. Adesso diamo per fatto, insomma. Però, ecco, questo non è un'osservazione diretta, ma era una forte evidenza a supporto dell'esistenza di un oggetto stranissimo che non emette niente nel centro della nostra galassia. E così come in giro per la nostra galassia ci sono altri oggetti meno pesanti, meno massicci, che hanno queste proprietà di farci capire che sì, dovrebbe esserci qualcosa di generazione di campo gravitazionale che però non ha una emissione conosciuta, ecco, in campo elettromagnetico, per esempio. Ecco, allora, diciamo così, l'altra predizione estremamente ardita che ha fatto Einstein è che ha trovato subito, se lo spazio e il tempo sono elastici, vuol dire che posso generare onde gravitazionali. Queste onde gravitazionali si propagano in questo mezzo elastico che è lo spazio-tempo. Scusate, uso, se ci fosse un fisico in sala mi tirerebbe, comincerebbe a tirare il gessetto, mi sa, insomma, vabbè, scusate queste approssimazioni brutali. Però alla fine le onde gravitazionali, per riuscire a deformare un pochettino lo spazio-tempo e quindi poter essere emesse, richiedono masse grandi, masse di un'importanza astrofisica, quindi stiamo parlando di stelle, diciamo così. Ecco, perché un qualcosa di meno massiccio che una stella ti crea una deformazione dello spazio-tempo, diciamo così, ancora più risibile. Ora, la posizione di Einstein era che queste cose venivano fuori dalle sue equazioni, ma lui subito concluse, guarda, sono così piccole che non serviranno mai a niente. E poi in realtà non sappiamo neanche se sono reali, perché la formulazione matematica di un problema non è sempre chiarissima. Non so se qualcuno di voi ha avuto qualche dubbio quando risolveva un problema di matematica, ma che cavolo vuol dire questo? Ecco, non sempre chiarissima il significato di una formulazione matematica. Ecco, in questo caso Einstein diceva, è talmente poco chiaro che secondo me è un artificio. Quindi noi, quando abbiamo rivelato le onde gravitazionali, non è che abbiamo dato ragione a Einstein, perché Einstein non era assolutamente d'accordo con se stesso.
aveva abiurato, diciamo così, questa cosa. Quindi, ecco, quindi sì, è stata travagliata anche questa storia, non solo quella dei buchi neri. E solo nel 57 un gruppo di fisici teorici si è riunito a una famosa conferenza, hanno fatto una discussione spietata e hanno portato dell'evidenza inappellabile del fatto che le questioni gravitazionali sono qualcosa di fisico, cioè non è semplicemente una possibilità teorica di comportamento, ma hanno uno, potremmo dire così, uno scopo fisico, possono portare energia, possono portare quantità di moto, possono portare qualcosa di misurabile. Perché se qualcosa di matematico mi porta qualcosa di non misurabile, beh, non è dentro la mia disciplina, perdonate i matematici, sarà qualcos'altro, ma non è fisica, insomma, no? Se non è natura. Cioè, ecco, ecco. E quindi sono riusciti a risolvere questo dilemma e dagli anni 60 in poi hanno cominciato a lavorarci seriamente, ci sono voluti decenni, e hanno cominciato a fare delle predizioni sempre più precise su quello che fanno veramente queste due stelle quando orbitano una intorno all'altra, sulla generazione di onde gravitazionali corrispondente, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui sono così tanto precise che hanno spiegato esattamente le osservazioni che abbiamo fatto tre anni fa e poi successivamente. Ora, qual è l'importanza di queste onde gravitazionali? Che essendo deformazioni dello spazio del tempo, quindi impaccamenti oscillanti dello spazio, diciamo così, in realtà riescono a attraversare qualunque cosa. E dalle equazioni si capisce che viaggiano alla velocità della luce, abbiamo avuto la fortuna di dimostrarlo con i nostri esperimenti, e sono quindi inarrestabili e viaggiano alla velocità della luce, ci portano delle informazioni del cosmo che non sono accessibili in altri canali. Difatti abbiamo rivelato i buchi neri guardando direttamente a quello che hanno combinato, diciamo così. Ecco, questa è una simulazione, diciamo così, che dice prendiamo due buchi neri, ovviamente rappresentati come pallotti neri, perché se no, insomma, ecco, e quello che vedete in basso è, diciamo, la forma d'onda che i teorici calcolano grazie a supercomputer e a un sacco di lavoro di algebra complessa, proprio dura. Ecco, l'unica cosa da guardare per quel che ci riguarda, che è una forma molto semplice, cioè è un qualcosa che oscilla e oscilla sempre più a frequenza sempre più elevata. Questo avete l'asse dei tempi qua. Ecco, quindi vedete le oscillazioni diventano sempre più serrate fino a che non c'è la collisione. La collisione l'avete qua, dove c'è la massima ampiezza di oscillazione. Però guardate qua, perché il fisico non si accontenta della cosa qualitativa, guarda quant'è. In questa grandezza questa cosa è ridicola, diciamo così. Stiamo parlando di, adesso qui, 10 alla meno 22 in questa osservabile H, diciamo così. Che cos'è l'H? Diciamo? L'H è essenzialmente la deformazione che questa onda gravitazionale dà su qualunque corpo che attraversa. La Terra, il mio rivelatore di onde gravitazionali, Shuban, Shumè, la mia famiglia, i miei antenati, no, quelli sono già. Ecco, insomma, allora, questo effetto è minuscolo, ma è veramente minuscolo, e qui sta l'incredibile impossibilità della sfida che aveva affascinato tutti e che aveva detto Einstein lasciate perdere, cioè Einstein aveva detto è inutile che perdete tempo. Ecco, è tipicamente inferiore a 10 alla meno 18 metri per ogni chilometro, quindi se io ho un oggetto grande un chilometro io devo guardare di variazioni della sua dimensione dell'ordine di 10 alla meno 18 metri. 10 alla meno 18 metri, se volete scrivervela in parole, è un miliardesimo della dimensione di un atomo. Allora l'atomo è già piccoletto, diciamo così, ecco, su un chilometro, non su una cosa microscopica. Quindi, ecco. Allora, l'effetto dell'onda gravitazionale qui in figura, diciamo, immaginiamo che questo anello di puntini sia proprio il mio rivelatore o il mio laboratorio, questi puntini siano liberi di seguire l'onda gravitazionale, quindi sono degli oggetti che cadono nella gravità. Praticamente si fa in modo diverso, ma insomma, ecco. L'onda gravitazionale arriva e questo fa schiacciare il cerchio allungo direzioni diverse in funzione del tempo. Ecco, questa è l'onda gravitazionale che passa attraverso un tubo di queste particelle, diciamo così. Viaggia alla velocità della luce, non così lenta, diciamo così, e deforma. Beh, allora, quello che dobbiamo dire è che finalmente, dopo mezzo secolo, si è sviluppato l'organo di senso adatto, cioè il rivelatore adatto, cioè l'interferometro, che è nient'altro che un rivelatore fatto di luce e specchi. Quindi è veramente un rivelatore che usa le cose basiche, i principi di base della fisica, diciamo così. Allora,
Il funzionamento è semplice. Allora, immaginiamo di avere i nostri specchi terminali. Questo è un separatore di fascio, diciamo così, questa è la sorgente di luce che si accenderà e questo è il nostro rivelatore. Questo è il nostro rivelatore di luce. Ecco, la sorgente di luce si accende e praticamente cosa succede? Che facendo fare alla luce dei percorsi diversi e gli specchi seguono l'onda gravitazionale e quindi cambiano la lunghezza di questi bracci, ottengo un'interferenza che viene modulata, quindi la potenza di luce in uscita da questo ramo cambia ampiezza, cambia potenza, insomma, cambia energia. Questo è il nostro rivelatore vicino a Pisa, che si è unito all'osservazione di LIGO dal 2007, e io personalmente sono entrato proprio nel momento in cui il rivelatore Virgo si univa ai rivelatori LIGO, che è fatto di qualcosa che è lungo 3 km, cioè il braccio è veramente 3 km. E questi chilometri servono veramente per aumentare l'effetto, perché allora posso moltiplicare 3 chilometri per quel 10 almeno 18 metri di prima. Ecco, per fortuna, noi siamo più furbi dello schema precedente, e abbiamo costruito un rivelatore decisamente più complesso. Quindi quello che succede in realtà è che la luce qua dentro, in questi 3 chilometri, fa un centinaio, qualche centinaio di avanti e indietro. E quindi in realtà è come se il nostro rivelatore è ripiegato su se stesso, in realtà è come se il rivelatore fosse quasi 1000 chilometri di lunghezza, che sarebbe impossibile a costruire, insomma. Però questo è l'effetto sulla sensibilità. Ecco, quindi questi rivelatori sono chilometrici, però la luce viene ripiegata, diciamo così, e quindi sono equivalenti a centinaia, molte centinaia di chilometri di lunghezza. Ecco, la complessità di questi rivelatori è enorme, qui non vogliamo assolutamente scendere sul tecnico, però lasciatemi dire che comprende il sistema da vuoto più grande e più pulito al mondo, in particolare quello di Virgo proprio, a Pisa, è uno dei sistemi più grandi al mondo e più puliti, diciamo così. Vedete che la gente deve entrare in camera bianca, diciamo così, come diciamo noi, dentro la camera da vuoto. Ha un fascio continuo di luce laser che è il più puro, il più stabile e il più potente che si può avere in quella fascia di lunghezza d'onda. Ha le ottiche migliori possibili sviluppate apposta per questo tipo di rivelatore, quindi non è un qualcosa che abbiamo trovato sullo scaffale, diciamo così. Ecco, e sono ottiche grandi, perché per seguire il campo gravitazionale e non essere disturbati da sorgenti di rumore, alla fine si dimostra che devono essere specchi grandi. Questo specchio qua pesa 40 kg. Ecco, e sono specchi meravigliosi, nel senso che la loro superficie di riscontro, no, quella su cui rimbalza la luce, quella che mi dice se si sposta o no, è curata a livello di singolo strato atomico. Quindi c'è una precisione vicina agli angstrom, diciamo così, di questa preparazione della superficie. Voi qui non lo vedete come specchio, perché questo è uno specchio specifico per la luce laser di lunghezza d'onda di un micron che usiamo in questi esperimenti. Quindi se sei fuori da quella lunghezza d'onda, non è uno specchio, diciamo così, è uno specchio molto selettivo. Ecco, l'altra cosa è che chiaramente, avendo una cosa così piccola da misurare, così impossibilmente piccola, tu devi schermarti da tutto, e in particolare devi isolarti da tutti i disturbi che sono ambientali, compresi sismici, ma non solo, anche disturbi elettromagnetici, anche disturbi legati all'attività umana, e per isolarti costruisci dei sistemi che sono filtri meccanici molto sofisticati, eccetera, 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 eccetera. Ecco, quindi l'impossibilità della misura c'era, ci sono voluti 50 anni, diciamo così, di sviluppo. Però lasciatemi fare una breve digressione sulla mia giovinezza. Io, vi ho detto, mi sono unito a Virgo nel 2007, non all'inizio dell'esperimento Virgo. Prima facevo questa cosa qua. Abbiamo costruito questa cosa qua, che è un rivelatore completamente diverso, che è più simile a un diapason, come quando l'idea è: arriva l'onda gravitazionale da una tal sberla allo spazio che fa suonare qualunque campana incontra sul suo cammino. Bene, se costruisci un diapason particolarmente raffinato, puoi sperare che questo diapason si metta a risuonare e tu registrare il passaggio dell'onda. Benissimo, molto, molto bello. Noi abbiamo passato la nostra giovinezza su e giù per di qua, costruendo tutto. Abbiamo fatto la prima rete di rivelatori che lavoravano assieme, quindi abbiamo dato il primo esempio al mondo di come ci si mette assieme per lavorare, perché chiaramente voi capite che, dato la piccolezza dell'effetto, se io guardo il segnale a un rivelatore solo, ben difficilmente rimarrò convinto, se vedo qualcosa, che posso iscriverla a un'onda gravitazionale ed escludere tutte le altre possibili cause di disturbi che ci sono intorno al mio rivelatore. Quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo messo assieme i rivelatori che erano in giro per il mondo di questa classe,
Abbiamo fatto la prima rete, dimostrando che si può mettersi in rete fra gruppi diversi, e questo è una cosa molto importante. Quella ricerca lì non ha dato frutti, non è stata di successo, questo è un altro messaggio che dobbiamo darvi. Non tutte le ricerche devono avere successo, non sarebbe giusto. La natura decide lei come si comporta, non per farmi piacere. Però è fondamentale che l'umanità abbia gruppi di ricerca da affrontare a ventaglio, cioè non mettere tutte le uova in un paniere. Quindi è stato fondamentale all'inizio avere in parallelo quello sviluppo che non ha avuto successo con questo che invece ha avuto successo. E qui diciamo abbiamo tre nomi di premi Nobel, Ray Weiss, Kip Thorne e Barry Barish, che hanno contribuito in modo diverso a questo successo, diciamo così. Ma per dare l'idea, insomma, si è partiti dalle prime idee, ma le prime idee che sono abbastanza concrete da diventare un progetto, perché l'idea creativa in sé costa anche poco averla. L'importante è un'idea che abbia una probabilità di funzionare o che sia un primo passo verso risolvere i problemi di funzionamento. Ecco, qui fu Ray Weiss negli anni 70. Poi ci furono i primi prototipi di 10 metri di lunghezza e poi i progetti negli anni 80 dei prototipi a chilometro, di scala chilometrica e la costruzione di questi progetti negli anni 90. Ecco, quindi ci è voluto un sacco di tempo. Ecco. E effettivamente la... avevo lasciato una slide nera, scusate. Ecco, effettivamente una delle cose che dobbiamo curare moltissimo, e qui chiedo anche l'aiuto di Shubhanshu, è quanto sono affidabile se faccio una ricerca così pazza. Cioè, se vado a dire che ti cerco una lunghezza che per la maggior parte dei fisici non ha nessun senso, perché eravamo in sedute di laurea a parlare mentre io costruivo il rivelatore a diapason, diciamo così, e trovavo i miei colleghi che dicevano: ma stai facendo cose che non hanno senso, non è possibile misurare 19 metri, non è proprio possibile, è sbagliato dal punto di vista cognitivo, diciamo così, non si pone neanche la possibilità. Quindi figurati, diciamo, negli anni 90 eravamo ancora così. Ecco, se noi diamo, come facciamo a dare un grado di certezza, diciamo così, come facciamo a dire sì, i risultati sono affidabili? Beh, ci sono due componenti qua che sono importanti da tenere presente. Dobbiamo fidarci degli addetti ai lavori o no? Gli addetti ai lavori sanno abbastanza per raccontarci la giusta? Scusate se la racconto un po' così. Ecco. E poi chiaramente gli addetti ai lavori devono prendere posizione. Non è che l'addetto ai lavori dice: bah, ho visto qualcosa ma non so cos'è. No, l'addetto ai lavori deve dire: ho visto qualcosa e secondo me è con una probabilità tot questa cosa qua. Quindi la responsabilità dello scienziato deve esserci, non è che lo scienziato può essere irresponsabile e dire: bah, senti, vedi un po' te, arrangiati, io ho visto questo ma non so cos'è. No, lo scienziato deve andare fino in fondo. Ecco. Però c'è un problema di comprensione anche del contesto, diciamo così. Qui nel nostro caso è particolarmente grave perché non c'è la possibilità di avere un esperimento di controllo, perché va a finire che nel nostro campo, diciamo così, dobbiamo assolutamente creare infrastrutture che collegano tutti i laboratori interessati. E quindi non è che abbiamo gruppi indipendenti che possono dire: bah, rifaccio l'esperimento, sono in grado di ripetere quello che stiamo guardando. No? Quindi, ecco, e in questo campo è particolarmente cruciale avere l'affidabilità della stima degli addetti ai lavori e l'affidabilità degli addetti ai lavori da parte del resto della comunità. Ecco. Quello che succede nel nostro campo è che noi chiediamo un altro grado di certezza, la sicurezza assoluta non ce l'avrete mai, però un altro grado di certezza, e vedremo insomma come è stato un po' discusso questo. È fatto di due pezzi, uno è la probabilità di falso allarme, c'è sempre una probabilità di falso allarme, sarà piccola quanto volete ma c'è sempre, nella nostra scoperta era stimata intorno a per milione, nel caso di Fukushima pure era stimata per milione, però, quindi attenzione, ecco. Il grado di fiducia sulla comprensione del contesto è un'altra componente fondamentale per costruire buona scienza. Allora, ci sono cimiteri di risultati scientifici che avevano fatto il compitino bene sulla proprietà di falso allarme, ma siccome non avevano capito bene l'esperimento e quindi avevano contestualizzato il risultato in modo sbagliato, questa affidabilità complessiva del risultato è stata da buttare, si è verificata non riproducibile, diciamo così. Ecco.
Allora, nel nostro campo questi problemi erano particolarmente sentiti, allora l'unica cosa, l'unica scelta che abbiamo potuto fare è di unire le forze di tutti. Cioè abbiamo dovuto veramente dire tutti quelli che si occupano di gravitazione per le onde gravitazionali, per favore, mettiamoci assieme. Naturalmente non era così, nel senso che gli americani viaggiavano per tirare in America la leadership, i tedeschi e gli inglesi per tirare in Inghilterra e in Germania, e gli italiani e i francesi per tirare la leadership in Italia e in Francia. Quindi c'era una competizione sfrenata. Ma all'interno di questo quadro, diciamo così, di competizione, c'era la consapevolezza che l'unica soluzione possibile per i giocatori era quella di mettersi allo stesso tavolo e di mettersi in qualche modo d'accordo. Ok, mi stanno antipatici i francesi, ci devo lavorare, sono lo stesso rivelatore, non si discute, a me non stanno più, dipende dal francese, ecco, tanto per dire qualcosa di politica, ecco, però sicuramente lavoriamo molto bene con gli americani. Sai, gli americani sono di un pragmatismo incredibile, ti metti d'accordo subito, cioè non è difficile, non è difficile. Ecco, allora quello che è stata costruita è la grande collaborazione mondiale di esperti. Ora, diciamo così, i siti degli sensori di questo nuovo organo di senso sono due negli Stati Uniti e uno in Italia. Però attorno a questo triangolo, in tutto il mondo, veramente anche nell'estremo oriente, diciamo così, non parliamo dell'India, l'India ha donato fior fior di generazioni di scienziati a questa causa, diciamo così, italiani non ne parliamo, diciamo siamo stati pionieri fin sempre, ecco, c'è una comunità che doveva mettersi d'accordo, cioè doveva dire: scegliamo una metodologia rigorosamente certificata fra di noi e la seguiamo. Ecco. E quindi diciamo, forse potrei lasciare la parola a Shubhanshu, perché siccome lui aveva cominciato poco a lavorare e stava proprio guardando i dati dei rivelatori in quel momento, ti cedo la bacchetta, diciamo così. Thank you. I'm sorry because I have to switch to Italian. No, Giovanni is not going, he will tell later more things. Yeah, so when I joined to start my research with gravitational waves, we saw the first event, which was the collision of binary black holes, GW150914, as we call it. And in real time, let me try to relive with you. I will speak in English, but the text is in Italian, so probably you understand, in complementary, we understand something. So what we saw basically, it was totally in the night of the LIGO-Livingston detectors, and they were still not really 100% ready to take the science data. This was still the engineering run, but the detectors were in the observing mode. And what they saw is a gravitational waves passing through LIGO-Livingston, and this was later produced, but we saw something similar. And later it went to Hanford with the speed of light. And of course, we saw that kind of output from the detector in the LIGO Hanford. And it was our pipeline, actually, which was developed in collaboration with Florida, Hanover, and of course in Trento with Giovanni. And Marco Drago in Hanover saw this event 3 minutes after it happened. So our pipeline and our people were ready to see it. I was starting the work and analyzing this data, and this was the first event I analyzed, which was supposedly, because our collaboration was also known to give us mock data challenges, so in the sense that they will get the events into the data just to check if the people are attentive enough. So me together with Marco, I was in charge of the offline processing of the data, so I was trying to process the data offline with Marco. And since this was not done in the normal run, we were pretty certain that this has to be the real event, maybe the first real event. I just want to tell you one thing here, which is quite interesting. You can see this train, 10 raised to minus 21. So this is a number which is very, very, very small. Just to tell you what is happening here. So imagine you have two bodies, which is the size of the city of Rome. You take 30 times the mass of sun, and you fill it up in a city of the size of Rome, two bodies, 30 times the mass of the sun, size of Rome, and then you accelerate these two bodies to half the speed of light and collide them together. When you do that, you get this much change in space and time, which is very, very, very small. So yes, in the beginning, what Giovanni was telling, that the space-time is very rigid, indeed,
It is really, really rigid, and nothing on earth can produce this rigidity, make vibrations on this rigid feature. Yeah. I think you should take over the here, maybe. La cosa importante è che grazie al lavoro di preparazione siamo stati in grado di identificare subito che c'era questa strana cosa nei nostri rivelatori. E quindi diciamo il primo messaggio è stato verso i nostri colleghi mondiali, dire quando vi svegliate la mattina non toccate i rivelatori, perché se cambiate il punto di operazione cambia il rumore del rivelatore, noi non possiamo più tornare probabilmente al punto di operazione precedente e ci perdiamo la possibilità di fare questa analisi raffinata di quanto falso allarme poteva essere questa cosa. Quindi abbiamo detto freeze, congela la situazione, ed è stata congelata per più di un mese. Questo era il tempo minimo, diciamo così. Quindi è stato molto importante che l'algoritmo abbia dato l'allerta. Ecco. L'altra cosa, naturalmente, questa allerta è stata distribuita ai partner astronomi per la ricerca di segnali in banda elettromagnetica. Ecco, questa ricerca non è stata fruttuosa perché non ci si aspetta che due black hole, quando collidono, emettano onde elettromagnetiche, emettono solo onde gravitazionali. Ecco, quello che è importante da dire in questo contesto è l'ambiente di lavoro. È stato un lavoro matto e disperatissimo, come dice Shubhanshu, è stato molto duro, diciamo così, ma si è svolto in un ambiente di confidenzialità. Cosa abbiamo fatto come comunità di scienziati? Il sociologo che ci studiava, perché insomma abbiamo anche noi il nostro sociologo che ci studia, insomma, perché abbiamo preso tante cantonate in passato e allora studia il nostro comportamento, la nostra reazione alle cantonate e i nostri atti per prendere meno cantonate in futuro e le nostre discussioni. Benissimo, ha scritto i suoi libri, quindi li trovate. Quello che abbiamo fatto è che ci siamo creati il nostro guscio di testuggine, cioè il carapace. Noi ci siamo chiusi in camera di consiglio. Noi abbiamo detto, da qui non diciamo niente a nessuno, questo è troppo grande. Se noi cominciamo a fare un'informazione verso l'esterno parziale, per quanto in buona fede, ci crea un tale ambiente di distrazione che non siamo più capaci di concentrarci sul gioco. E quindi il nostro obiettivo è capire se questa cosa è vera o falsa e se la possiamo veramente ascrivere ai due black hole che collidevano, come diceva Shubhanshu. Quindi abbiamo preso in considerazione tutte le possibilità alternative che potevano essere prese in considerazione, dal sabotaggio anche, insomma. Ecco, e malfunzionamenti non pianificati. Ecco, questa fase di 5 mesi è stata essenziale. Senza poter spegnere il resto del mondo e concentrarsi su questo problema, senza dover render conto al resto del mondo di quello che dovevi fare, non ce l'avremmo fatta. Cioè, dovevamo proprio tagliare la spina, staccare la spina col resto del mondo. Questo è stato fondamentale. Dovevamo proteggerci. Quindi, attenzione, ricerca scientifica, sì, risultati, sì, se il gruppo di ricerca è chiaramente onesto, ve li darà, ma non volete... Non chiedete il Grande Fratello. Il Grande Fratello è quanto di più deteriore si può chiedere alla ricerca scientifica. Non vogliamo fare nessun tipo di distrazione, non vogliamo ingenerare fenomeni di discussione che non siano mirati all'obiettivo scientifico. Immediatamente, se io comincio a dire a Shubhanshu che ha sbagliato nella sua tesi di dottorato su quel capitolo, ma lo dico davanti a voi, faccio una cosa strana. Se invece ne parliamo a tu per tu, per noi è normale, diciamo così, no? Ecco, fare in pubblico è estremamente diverso, completamente diverso, no? Non va bene, insomma, non è progresso. Quindi siamo dovuti chiudere, abbiamo sbattuto porte in faccia, abbiamo tirato cazzotti, cioè non è che qua eravamo tutti amanti, appassionati, che bello, ci siamo tirati dei cazzotti spaventosi, diciamo così, ma in libertà, in un ambiente sotto controllo. Ecco. Quindi questo è stato fondamentale. Alla fine, diciamo, questo è appunto quello che diceva Shubhanshu, cioè l'interpretazione è stata la prima rivelazione diretta di buchi neri. Si trattava di due oggetti di 30 masse solari circa, che grosso modo hanno un paio di centinaia di chilometri di dimensioni, e viaggiavano uno verso l'altro alla velocità della luce, e quindi metà della velocità della luce. Ecco, quindi qui è stato un botto incredibile, perché abbiamo fatto una serie di scoperte, diciamo, tutte in una botta sola. Abbiamo misurato per la prima volta i buchi neri, abbiamo fatto un test di gravitazione, teoria della gravitazione in un regime che non è mai stato esplorato prima,
E abbiamo trovato che questi buchi neri, fra l'altro, erano di una serie, diciamo così, di una specie, diciamo, troppo massiva, che nessuno stava cercando in quel momento. Ed è una delle ragioni per cui il nostro algoritmo è riuscito a farlo, è perché il nostro algoritmo era specificamente costruito per cercare quello che noi diciamo il più ampiamente possibile, senza avere una focalizzazione specifica su un particolare segnale. Ecco, gli algoritmi che erano focalizzati stavano cercando altrove segnali di caratteristiche diverse, era mancato questa cosa. Insomma. Ecco, come sapete, questa è un'eccezione, è stato dato il premio Nobel per la fisica il primo anno disponibile, cioè appena abbiamo pubblicato nel 2016, il primo anno in cui il premio Nobel era disponibile, nel 2017, diciamo così, è stato dato proprio per questa scoperta. E questi tre signori, allora il premio Nobel si dà agli individui, non ci discute, vabbè, insomma. Io non sono di questo partito, ma insomma il teamwork per me è tutto, per cui non... però ciascuno di questi rappresenta un aspetto del lavoro di gruppo. Ray Weiss è quello che aveva disegnato e progettato le caratteristiche fondamentali dei rivelatori e che aveva cominciato a costruirli. Barry Barish è quello che è arrivato negli anni 90 e che ha trasformato la comunità da una comunità di artisti, diciamo così, molto creativi, ma anche molto litigiosi, in una comunità di persone che concretamente si mettevano d'accordo per un obiettivo molto grande, comune. Quindi non chiedete idee geniali a Barry Barish, tranne quella di trovare il modo di far lavorare tutti assieme in modo estremamente efficiente, che è una signora cosa, diciamo così. Ecco, e quindi diciamo siamo passati dal lato artistico familiare al lato industriale, diciamo così, della ricerca, in un certo senso. E questo è il teorico rappresentante tutti le necessarie competenze teoriche per interpretare quella sillaba di onda gravitazionale che abbiamo ricevuto. Insomma, ecco. Questa è la cosa importante. Anche lì, diciamo così, il premio Nobel dice chiaramente c'è stato mezzo secolo di progresso. I don't know if you want to speak about the surprises and the binary neutron star. Yeah, so finally, we recently published a paper which we are becoming more and more astronomy rather than an amazing discovery of gravitational waves. So it's becoming more and more usual to detect more events, more binary black holes. So all these events that you see in blue are detected in gravitational waves. And these are all black holes. On the y-axis, what you are seeing here is the mass of these black holes in times of solar masses. So 10 means 10 times the solar mass. So we have detected a lot of binary black holes which merge together. So when we detect one event, we call this detection of three binary black holes, because you start with two black holes separately and they become a single black hole later. So in our experiment, a single seen event is equivalent to the detection of three black holes. So we have seen a lot of black holes. You can see we are now filling up this area of black holes and becoming a real astronomy. And the other thing that what we noticed, and this was a very serendipitous thing that happened, we are quite lucky to have this, is towards the end of our second observing run. Second observing run was nearing its end, and it was very, very nice that the third interferometer, which is our interferometer, which was also my interferometer a couple of years ago. So our interferometer Virgo was also taking the data, and we noticed a very, very long signal. And this signal was also followed by a lot of light that we saw in various other telescopes. Later, this signal was interpreted as not a binary black hole system, but we saw something else. What we saw was basically merger of two neutron stars. Neutron stars are very typical. Black holes are pure space-time, but neutron stars are much smaller. They are more or less comparable to the mass of Sun, or 1.5 times the mass of Sun, but very, very compact. And they are made of real material. Black holes are just deformed space-time, but neutron stars are actually matter. The matter which is probably inconceivable on Earth, and you cannot form that matter on Earth. And when these two neutron stars collide, black hole, nothing can escape, since the beginning we know. But when these two matter, they collide, they produce a lot of light that you can also observe on Earth. And this is what we did towards the end of the second observing run that we did. And this opened up a new era of astronomy. We had already gravitational wave astronomy. We opened up a new era of astronomy, which we called multi-messenger astronomy. So you see gravitational wave,
you see light, and hopefully in the future we'll also see other messengers like neutrinos or something else. But currently what we see is we see gravitational wave and we see light. Light in the sense of we see it in X-ray, infrared, ultraviolet, optical, et cetera, et cetera, in a whole new plethora of electromagnetic counterparts. Yeah, in practice, the discussion here, qui vogliamo tornare alla discussione sociologica, diciamo così. Abbiamo dato la nostra prima scoperta, il primo catalogo, in pratica abbiamo finito il rodaggio. Cioè questo organo di senso che abbiamo costruito, unico mondiale, è pronto per essere consegnato all'umanità. Abbiamo consegnato i primi risultati. E quindi stiamo passando dalla fase di scoperte completamente pioneristiche a una fase di scoperte sistematiche. Infatti, fra 2 mesi cominciamo le osservazioni e quello che noi ci aspettiamo è che ogni settimana saremo svegliati a qualunque ora per prendere visione di un possibile candidato di onda gravitazionale rivelata. Ecco, però ci sono delle domande che ci stiamo facendo su come organizzare la nostra vita, su come organizzare il nostro futuro e il nostro lavoro. Allora, è chiaro che una ingenua interpretazione potrebbe dire: senti, hai costruito l'osservatorio, consegnalo all'umanità, rinuncia all'esclusività scientifica di qualunque prodotto di questo osservatorio e mettila a disposizione del bene comune. Fantastico. Chi sarebbe non in accordo con questa cosa? C'è qualcuno che si sentirebbe dire: no, voglio difendere l'esclusività scientifica in questo contesto? Probabilmente in linea di principio saremmo tutti d'accordo, no? Ecco, però ci sono dei punti molto importanti di cui tenere presente, perché come detti ai lavori, noi abbiamo la responsabilità di garantire la miglior efficacia del progresso della scienza. Non è che dobbiamo garantirti la cronaca minuto per minuto di quello che stiamo facendo, quello non è il nostro compito. Il nostro compito è di creare le condizioni per la più efficiente progresso possibile. Ecco. E quindi come si ottimizzano le possibilità di nuova scienza? Ci sono due appoggi opposti. Vogliamo mantenere il controllo esclusivo nel nostro organo di senso e quindi lo doneremo all'umanità fra un po'. Vogliamo invece darci alla pazza gioia e alla corsa all'oro selvaggia? Ognuno per sé, vinca il più forte e ciao. Secondo voi qual è il modello che può funzionare in pratica? Noi non stiamo cercando soluzioni astratte, ideologiche, non siamo assolutamente interessati. Cioè, noi vogliamo cercare un modo di lavorare per tirare a casa risultati in modo efficiente, con un buon compromesso, perché non ci interessa una soluzione astratta, matematica, ci interessa una soluzione empirica. Allora, da una parte, quello che ci interessa farvi capire è che se gli scienziati sono un po' confidenziali fra di loro, non vogliono subito condividere i risultati, ha le sue buone ragioni. Nel nostro caso, l'osservatorio sì ha fatto le prime rivelazioni, ma tenete presente che stiamo guardando le punte dell'iceberg, cioè stiamo riuscendo a captare le cose più eclatanti che ci sono in giro, 3 masse solari convertite in energia di emissioni non gravitazionali, che la luminosità di quell'oggetto che abbiamo visto come primo era decine di volte più grande della luminosità nella luce di tutte le frequenze di tutte le stelle dell'universo. Quindi stiamo veramente grattando sulla superficie. E questo osservatorio è molto delicato, non è un osservatorio che accendo e basta che seguo un manuale e continua a funzionare. Assolutamente siamo lontani da questo. E inoltre c'è la necessità di andare sotto, di andare più in profondità, che vuol dire più lontano, guardare potenzialmente più lontano nell'universo e quindi migliorare la sensibilità dell'osservatorio. Allora, queste necessità per garantire la scienza futura non sono compatibili col fatto che va bene, adesso cambiamo la guardia, noi abbiamo fatto questo, sai che ti dico? Mo ci siamo soddisfatti, io e Shubhanshu abbiamo fatto il nostro dovere, mo tocca a voi, diciamo così. Non è questo il comportamento responsabile, no? Dall'altra parte, siamo perfettamente consapevoli che siete voi, con le vostre famiglie, che pagate le tasse e che alimentate le ricerche che facciamo, senza le quali, senza il denaro pubblico, noi non andremo da nessuna parte. In Italia non è che vi costiamo tanto, quindi diciamo, non lamentateci, in questa sala diciamo non potete lamentarvi, in altri posti magari, ecco. Quindi è ovvio, sono risorse pubbliche, ma io sono un docente, ma io sono pubblico, ma per forza sono a vostra disposizione. Se voi venite da me a chiedermi una cosa, io vi devo rispondere, capite? Questo è l'atteggiamento giusto, no? Ecco, dobbiamo metterci a disposizione. E dall'altra parte abbiamo una fortissima pressione da parte
degli astronomi. Gli astronomi che prima non ne fregava niente delle onde gravitazionali, perché non vedevamo niente. Diceva, senti, se c'è come una talpa, anche se me la racconti molto bella ai congressi, però rimani nel tuo recinto, non interessi. Il momento che abbiamo trovato le pepite d'oro, e che quindi poteva partire la corsa alla miniera e alla filone, il discorso è cambiato completamente. Abbiamo avuto l'assalto alla diligenza da parte di tutti gli astronomi. Cioè, e quindi questo è un bene per il progresso della scienza, però non se dobbiamo rassegnare le nostre dimissioni da sviluppatori dei rivelatori e da guardiani della serietà del lavoro, no? Che si fa. Quindi attenzione, c'è un compromesso molto difficile da prendere fra una scienza aperta, chi prima arriva meglio alloggia, in cui il mio dovere, quello di Shubhangi, sarebbe semplicemente dire: ah, guarda, ho preso questo dato, te lo metto a disposizione, facci un po' quel che vuoi. Il primo che arriva meglio alloggia. E una scienza invece che bada a una programmazione, quindi deve dire: io voglio un progresso, so che queste sono, ho visto le prime pepite, ma io voglio arrivare a delle miniere molto più importanti di queste, e non posso permettermi di farlo facendo far west, il tutti contro tutti. Questo è assolutamente impossibile. Quindi lo sforzo che abbiamo fatto per poter arrivare ai primi risultati era uno sforzo di chiusura, se volete, no? In un ambiente protetto. Quello non può essere vaporizzato, perché quello significherebbe la morte del campo. Avremo immediatamente, diciamo così, un sacco di pubblicazioni scientifiche, probabilmente non un proporzionale aumento della qualità, però insomma questo è un dibattito più complesso, insomma, ma in futuro, nel giro di pochi anni, avremo un crollo completo della produttività scientifica di questo campo. Quindi quello che un po' volevamo portarvi oggi era una riflessione di questo tipo. Potremmo fermarci qua, credo, perché abbiamo parlato anche molto a lungo. Quindi, attenzione, l'open science è un ottimo concetto. Fatemelo dire così: la scienza aperta, quindi la possibilità di occuparsi anche dei nostri argomenti di ricerca, come di qualunque altro argomento di ricerca, da parte di chiunque, è in principio una buona cosa, purché quel chiunque sia alfabetizzato e non si metta a sparare cavolate e a fare supercazzole, scusate, perché fa perdere tempo a tutti. Cioè, voi capite che lo scopo di molte persone è quello di far parlare di sé, non quello di far progredire la scienza. È così, è la natura umana, insomma. Allora, se io faccio pubblicazioni semplicemente per far parlare di me, ne faccio magari tante, però quale sarà il contenuto scientifico complessivo? Non è la priorità, no? Allora, quindi, attenzione, cercare di capire cosa conviene fare, e sicuramente io sono un grande fan del lavoro di gruppo e del coordinamento del lavoro di gruppo, che però deve rendersi conto che bisogna dare la libertà a quelli che non sono della tua comunità, no? Gli astronomi non appartengono alla nostra comunità, non accetteranno di essere coordinati con noi. Gli astronomi vogliono fare quello che vogliono nel modo in cui sono abituati a fare. Ecco. E poi voi cittadini, giustamente, chiunque di voi, perché non poter controllare trasparentemente quello che facciamo? Sì, ecco. Quindi il compromesso cos'è? Una scienza aperta, ma non in tempo reale, no? Una scienza aperta che ti lasci comunque quel minimo di zoccolo, di serenità, di investimento di risorse per un tempo limitato, ma che ti garantisca che c'è qualcuno che sta facendo le pulci e le doppie pulci e le doppie verifiche a quello che viene prodotto prima di buttarlo sul mercato. Ecco, questo è un po' il tipo di compromesso che stiamo cercando di mettere in piedi. E guardate, è difficilissimo. È un compromesso difficilissimo. Da quando abbiamo trovato le pepite d'oro, il nostro campo non è tranquillo, non dorme, solamente tranquilli, siamo tormentatissimi. Siamo passati in una fase tumultuosa adolescenziale, diciamo così. Veramente, non si capisce bene se le direttive che ci stiamo dando reggeranno nel tempo. Stiamo lavorando sul compromesso man mano che andiamo avanti. Ecco, questi sono tutti giudizi personali, diciamo così. Quindi, per quello, la prima slide, ecco. Shubhangi ha un punto di vista diverso. As a younger scientist, you likely might think differently. Yeah, yeah, indeed. And of course, this is just a coincidence that this thing is on the left and this is on the right. But definitely, there is a reasoning why we would like to have science more open. It considers two things.
One is the transparency and the confidence in the people. So you often make your critiques your collaborators. This is very important because in our field, and I will not understand, because we have had multiple false alarms. There were too many claims of the detection of gravitational wave till it finally happened, and they were all wrong in the past. So I do understand the delicacy of the situation, that people don't want completely open science and everybody claiming something new, but we need to open up the science in a way that at least there is a transparency, and the people, if they want to reproduce the results that we are doing, they should be able to do that. The second, this is one point on the confidence, but okay, we don't need to do then open science for everything. We just need to give few events and that's it. But okay, that is also not done because now the science is not concentrated in one field or the other. Science is huge. We need to collaborate with people who are nuclear physicists. We need to collaborate people who are theoretical physicists, astrophysics, and various different physics community. They probably don't need completely the expertise of what we are doing, but there can be an interdisciplinary link with them. So for them, only one or two events might be useful, and it will be a great loss if we don't open the science in that way and we don't start giving out. So indeed, I do agree that it should be careful, that opening of the data and the opening of the science anyways, wherever it is done in whatever field, especially in our field, it should be more careful. We should double vet, and there should be a delay before we open the data so that we have checked everything. But all the resources and all the data, when it remains with the group, it creates this double problem. One is that we are missing an opportunity of interdisciplinary science in a larger scale. And the second one is that we are also, it gives out a feeling that we are hiding something, which we are definitely not. Okay, and of course, there is another part of the story which I do understand, not completely agree with, but that it requires much more time to check the data and everything, and it requires a tranquility to check the data. If the data is open, then you are in a wild competition in the world. So this is the point of view currently, like many, many people have, and in our collaboration too. Yes, you are aware more. Thank you. Okay. Thank you very much for coming, Shivanshu, Giovanni. Thank you, Claudio. So, now is the time for the question, as you know. Hoping that they firstly, stay. Firstly, I just want to ask you something about, because there's a lot of flirts and combination up there. I mean, did you like my introduction about black holes dancers? This is very beautiful, because we also have something astrophysical, which is very romantic, let's say. So there are two types of ways in which black holes can be formed. One are black holes which are formed and they are for eternity, dancing around each other, coming close together a little by little, and after millions of years, they merge. The second one is more by chance. So there are many black holes going around each other, and sometimes two black holes meet and they form a system very, very quickly meet. So there are, of course, there also exist two romantic channels of how binary black holes are formed. Yeah. So this is the power of creativity. Giusto, Giovanni. Giusto. Allora, in tutto questo c'è ovviamente l'evoluzione, perché Einstein, se fosse qui oggi, direbbe che questo forse è dovuto anche alla potenza del calcolo, che forse lui non si immaginava, no? Quindi anche gli strumenti tecnologici che sono stati utilizzati per raccogliere questi dati. Certamente lo sviluppo dei rivelatori è stata una cosa molto faticosa e assolutamente non prevedibile. Ecco. E quindi ci sono voluti 50 anni veramente per sviluppare i rivelatori, e abbiamo sviluppato famiglie diverse, alcune di queste non hanno dato frutto, e come al solito nella scienza, però, per esempio uno come me, che ha imparato sulla famiglia sbagliata, è riuscito poi a capire, il momento che capisci, che sei consapevole, no, questa strada non è sufficientemente competitiva, allora ti rigeneri contribuendo all'impresa che pensi abbia le migliori possibilità di riuscire, e sei uno delle persone, entri dentro e guarda che bella cosa che siamo riusciti a dare a questa comunità che va così faticosamente costruito i rivelatori. In pratica io e lui
Di come funziona il rivelatore ne sappiamo di meno di quelli che l'hanno costruito, ovviamente, però siamo stati molto contenti di contribuire con l'ultimo miglio, no? con l'analisi che ha dato il via a tutto quanto. Quindi è stata un'enorme soddisfazione. Ragazzi, voi avete delle domande? Qualche futuro ricercatore? Because a curiosity, it's for sure you was here in Italy to research, then you move abroad. I mean, yeah. So the brain drain. Yeah. What's happened here? Because my brain is not stopping to drain because I was in India and then I brain drained to Italy and now I was in Italy and now I'm brain drained to Switzerland. And I don't know, this drain probably will never stop. But I hope that there will be a reverse drainage and I come back to Italy, also go back to India for some time, and that would be nice, yeah. So you feel a little bit Italian? Of course, yeah. What do you love most about Italy? I love Italian. Yeah, I know, but many of them. My wife is Italian. Yeah. And so that makes me a lot of Italian. Yeah. What are you doing here? It's a St. Valentine's Day. In fact, he came to from Zurich to here. What do you think why I am in Italy on St. Valentine's Day? We are in a rush. So to make a present for sure. No, I'm just asking because the difference between to be a researcher here in Italy or to be a researcher in America or in Switzerland, for example. Oh yeah, it's what's the most? It's very different. Even I've never been to USA, but I do understand a little. So I've spent some time also in Germany doing research, in Switzerland and Italy, and they are all very different culturally. The countries are it's very very nearby each other, but still even the culture, the food changes, everything changes, weather changes, even the environment in the offices changes. So Germany, even though it has evolved into a much more, let's say, lighter environment, but still you have this feeling that you are very much answerable to some very top boss. Mm-hmm. When you come to Italy, it's much more relaxed the way you are given more creative freedom to do research. Of course, you are tuned towards a particular goal, but you are given much more creative freedom. Mm-hmm. In Switzerland, it's something completely different. You do rigorous. Not really. This is very surprising because in Switzerland, you are given freedom. Like you have money, you want more money, more money. You get just money, take it. So you can go further with the research. Don't worry about money. It's perfect. Give us the best result. It's not that far from here. Yes, exactly. It's 200 kilometers. Everything changes. That's what I'm saying. So, Shubhanshu, you're a young researcher. Do you have any suggestion or advice for this special audience that will be the next researcher for sure? Oh, sure. I think the one thing is that if you are really interested in doing some research, don't think that it will not pay off. Be patient and it will pay off. And it is really, really interesting and much more pleasurable than any other profession. But the second thing is if you are not interested in doing research, if you are not interested in some particular field of doing research, then don't get into research because you can't just hard work your way through because there will be so much difficulties that you will be frustrated. So if you are interested, don't leave it. If you're not interested, don't do it. Whatever happens. Thank you very much. Thank you. Let's give the last words to Giovanni. Vuoi anche tu, dopo tutta questa bella esperienza, questo passaggio di stake generazionale, chiamiamolo come vogliamo, però di fatto questi eventi servono un po' anche a questo, no? Cioè parlare di futuro, parlare di... Certamente. Ma sì, no, il ricambio generazionale è fondamentale, cioè diciamo che la vera ricchezza italiana è proprio quella di avere persone, che è la prima ricchezza. Non siamo così bravi sulle infrastrutture, siamo più bravi sulle persone. E quindi diciamo, in questo campo in particolare... Che sono sempre al centro delle cose, comunque. Sono le cose fondamentali, anche perché appunto decidono poi... sono le vere risorse. Se guardi al nostro campo, Italians are maybe half of... I don't know, but it's really something they are contributing a lot. So ci sono tantissimi italiani in posizioni di ricerca dovunque in questo campo e con successo. Probabilmente especially, sorry to interrupt, especially Italian females.
Okay. You have all the, it's all very the easy really, for you, yeah, talking about Italian females. Yes, indeed. All the major experiments are headed by Italian females. Yeah. E abbiamo esportato appunto queste persone e fin tanto che il campo era pionieristico, io ho visto una partecipazione italiana sicuramente da leadership, diciamo così. Adesso che il campo comincia a diventare molto più anche c'è questa necessità di strutturare, di organizzarsi e quindi di investire in infrastrutture, non solamente in che bella discussione, che belle idee, adesso le mettiamo sulla carta e poi vediamo. No, bisogna proprio costruire le cose. Modelli operativi più complessi. Allora, diciamo così, chiaramente senti che ci sono altri modelli di organizzazione di Stato che funzionano meglio, insomma, non c'è dubbio. Grazie. A questo punto, se non ci sono altre domande, ragazzi, io ringrazierei. Andiamo. Bene, ottimo. Buongiorno, spero veramente di non risultare fuori luogo, anche perché terrò qui tutti 5 minuti in più, quindi mi scuso in anticipo. Beh, siamo qui apposta, direi. Sì, allora, nel contesto di costruire il futuro, appunto verso la fine della conferenza si parlava di come i risultati delle vostre ricerche fossero appunto difficili da condividere con altri scienziati che studiano e che sono specialisti nel campo, quindi una grande attenzione sulla comunicazione e su quali contenuti possono essere condivisi con il pubblico e quali invece devono essere tenuti segreti. Ma in un'epoca, e scusatemi se dico queste cose, potrebbero essere sbagliatissime, in cui chi decide come allocare le risorse per la ricerca non comprende la ricerca, non comprende la scienza. Quindi decidono le persone, ok? Ma decidere chi e in che misura può portare avanti la ricerca probabilmente non capisce la fisica e non sa assolutamente nulla di come funzionano gli ambiti, le strutture, tutte queste cose. Insomma, in poche parole, che comunicazione pensate di dover adottare per spiegare l'importanza di una ricerca a delle persone che difficilmente capirebbero la materia stessa? Una domanda posta molto bene. Quello che Shubhanshu ha cominciato a dire è quello che possiamo veramente costruire, è una consapevolezza in cui, se anche teniamo un po' di segretezza temporanea sulle nostre pensate, diciamo così, i nostri risultati, comunque questa poi si scioglie in una diffusione il più capillare possibile. Allora, dal punto di vista del nostro area di ricerca, diciamo, abbiamo delle frecce al nostro arco, perché sono argomenti che attizzano la curiosità delle persone in modo naturale, cioè capire come è fatto l'universo. Cioè, io non avevo mai fatto outreach fino a quando non abbiamo fatto la scoperta, no? Devo dire che perché ero di quelli che lavorava, stava zitto e lavorava, bisogna lavorare, facciamo le cose serie, andiamo avanti. Ecco, il momento che abbiamo fatto la scoperta, ho sentito una tal pressione da parte dell'ambiente, che è interesse genuino, diciamo così, che ho scoperto che questo era il mio dovere. Quindi molto in là con l'età, qualcosa che lui ha sempre vissuto, diciamo, con la sua dimensione, no? Di giovane ricercatore, invece l'ho scoperta ormai vecchietto, diciamo così. Allora, è importantissimo che noi creiamo una comunità di cittadini attenti a questi progressi scientifici, quindi una condivisione semplificata, chiaramente un messaggio che non può essere necessariamente complicato, perché in un certo senso i supporters, diciamo così, ne abbiamo proprio bisogno, cioè deve esserci una consapevolezza che quello che stiamo facendo non è la solita roba da furbetti, diciamo così, ma stiamo veramente lavorando con quello che ci potete dare come strumenti, diciamo così. Ecco, dico l'Università di Trento, devo dire chiaramente, devo spezzare una freccia a favore ovviamente degli istituti di ricerca che stanno qua in Trentino, perché siamo in una realtà migliore rispetto a tante altre zone italiane. Ecco, però insomma, senza questo tipo di supporto, di cerniera con la società, che possiamo creare con discussioni anche di questo tipo, se volete, insomma, anche se oggi era più un altro l'obiettivo nostro, siamo in grossissimo rischio, perché se posso dirla brutale,
Quando è andato su Trump, che così non parliamo dei nostri, per una volta io andavo a parlare con gli americani e ho detto: ma come cavolo facciamo adesso? Cioè, ah, non ti preoccupare, mica si accorge di noi. Ha funzionato. Non diteglielo. Bene ragazzi, allora cominceremo lasciando un euro a testa per la ricerca prima di andare via. Grazie, ottima domanda. Se ottima ce domanda. Ne sono ancora, ce n'è una. Salve, volevo fare una domanda. Visto che si è parlato di unità di misura sul 10 alla meno 21, quindi molto piccole, e lei anche ha detto che questa scoperta dà modo di aprire un nuovo mondo, possiamo dire così brutalmente, e voi sapete cosa state cercando o entrate in una miniera di cui non sapete cosa trovarci, insomma? E se nella pratica di tutti i giorni, un futuro, queste scoperte delle onde gravitazionali potranno entrare nella realtà comune di ognuno? Domanda splendida anche questa. Direi di sì. Una domanda splendida. Allora, probabilmente anche Shubhanshu è bene che intervenga, perché il punto di vista è un po' diverso. Però lasciatemi dire questo. Essenzialmente il gusto che personalmente io ho della ricerca è proprio questo. Cioè, so grosso modo che c'è qualcosa di veramente bello da fare, ma non mi voglio fermare a cercare un qualcosa di troppo specifico. Per cui proprio l'algoritmo che abbiamo sviluppato, il programma che ha beccato questi primi buchi neri, ecco, era un algoritmo generalista, diciamo così. Gli argomenti, e abbiamo potuto avere questo ruolo di sentinelle, diciamo così. Ma quello che succederà in futuro è che a un certo punto, per forza, i nostri rivelatori vedranno qualcosa di inspiegabile, perché è sempre successo così, solo una questione di tempo, di aumentare la sensibilità dei rivelatori. A un certo punto vedremo qualcosa di inspiegabile che non è già nel nostro mezzo secolo di sviluppo teorico che stiamo sfruttando adesso. Sarà qualche sorpresa, o parziale sorpresa, perché l'astronomia è piena di queste cose. Cioè, tu mandi su uno strumento per verificare se esiste una certa cosa e ti torna indietro un'informazione completamente diversa rispetto a quella che ti aspettavi. Insomma. Quindi le rivoluzioni sono già successe con altri rivelatori. Insomma. Ecco, quindi in questo momento, diciamo, la nostra squadra deve tener conto di entrambe le cose, deve fare il miglior tesoro di tutto quello che i teorici ci raccontano e quindi sfruttare al meglio quello che possiamo pensare che sia il prossimo evento, diciamo così, che guardiamo. E però anche stare a setacciare in modo il più generale possibile. Per quel che riguarda la natura dello spazio del tempo, 10 a meno 21, 10 a meno 22, adesso sembrano numeri piccolissimi, però purtroppo sono ancora numeri distantissimi da quello che serve per andare a fare quelle misure incisive su quello che è l'ultima natura dello spazio e del tempo. Ora, il problema è che abbiamo la teoria della gravitazione da una parte, che funziona benissimo, anche in queste condizioni di collisioni buchi neri e di stelle e neutroni, e d'altra parte abbiamo la teoria che spiega il comportamento della materia, che è la meccanica quantistica, anche il comportamento della stella e neutroni stessa all'interno della stella e neutroni. Ora, queste due teorie sono incompatibili. Allora, vuol dire che dobbiamo trovare... Ci sarà sicuramente qualche fenomeno che ci mostrerà la crepa, diciamo così. Ci mostrerà la fallacità di ciascuna o di una delle due, insomma. Quindi, però per riuscire ad andare in quella direzione, l'ingenua direzione di marcia sarebbe quella di diminuire questo 10 alla meno 21, 10 alla meno 22, fino a farlo diventare 10 alla meno 30, che è assolutamente fuori da, diciamo così, dalla possibilità. Ecco, quindi... Abbiamo davanti tanta di quella strada, diciamo così, che fa paura. Quindi siamo proprio abbiamo appena graffiato la superficie del problema. Quindi la domanda è: state attenti a cose che non vi aspettate. Sì, dobbiamo assolutamente prepararci. E penso che forse Shubhanshu, do you want to comment about this necessity to be ready to for them unexpected? And he was asking about the fact that we are guided by some understanding, but then speaking about this frontier, we really don't know what will happen next.
Yeah, so of course we have some things that we know that that are not detected yet, but then there is also some complete surprises that will be detected and we will not know what to do with it. Science actually really thrives when you have these things which have no explanation. So you have some, you see some natural phenomena and you cannot explain it. Like that is the best thing that should happen to science. And it's very exciting and we are ready for that. We do search which is more general search, which sees everything. And we probably want that to happen as soon as possible. So that the most interesting part, when you see something that you were expecting, it's a good thing, it's nice. Like people detected Higgs, it's a very good thing. Higgs boson is detected, but it's expected, so it's a little bit boring. But when you see something when you don't expect, that is really cool and that is really interesting. So we really want that to happen. Yes, that's a very good question. Thank you. Yeah. So be prepared. Yeah, it's you, and the best thing is that you can be only prepared a little bit, not completely. And that's also is the nature of how science develops. But I mean, fail or boring or something like that, it's a part of a researcher, I mean. No, sure. And there's a lot of time when things are more boring and more time you fail. Yeah. But then there are some times which it becomes really interesting. And sometimes things which are expected and you do it and you see the consistency, it's very interesting. But more interesting thing happens is that some phenomena is happening and you cannot explain it by the theory and the understanding that you have. That means some new physics is there. Well, I got last question for you. Would you like to be a researcher for for the future, for all your life? Do you think about that and to change something in your life? Yeah, and being an Indian, I would like to have it in the next life too. It's really, really nice thing. Thank you so much. So congratulations. And thank you for your future, for your Italian, Giovanni Prodi. Your name? Shubhanshu. La giusta pronuncia. Subhanshu Tiwari, you were right. Yeah. Perfetto, questo. Grazie a voi, ci vediamo il 28 di febbraio. Grazie a tutti quanti e buon San Valentino. Grazie.